assunti come part-time, impiegati invece in turni di 10 ore al giorno, senza riposi e ferie, in laboratori malsani e poco sicuri, sottoposti oltretutto a vessazioni da parte dei loro caporali che avevano favorito le assunzioni. I carabinieri della compagnia di Castelfranco Veneto, con personale dei gruppi di Venezia e Treviso, dei nuclei dell'arma per la tutela del lavoro, hanno operato verifiche in contemporanea in tre diversi laboratori calzaturieri, ad Altivole, Borso del Grappa ed Asolo. Due di questi laboratori, specificamente quello di Altivole e quello di Asolo, vi erano due, per ognuno laboratorio vi erano due aziende, quindi l'attività ha riguardato tre siti e cinque aziende complessive. Lo sfruttamento dei lavoratori stranieri è apparso evidente, pago orari da 3,20 € all'ora per i dipendenti costretti a vivere in roulotte dismesse senza servizi igienici e riscaldamento. Sono state tratte in arresto 5 persone, 3 uomini e 2 donne, e deferite in stato di libertà altre 4, tutte di nazionalità cinese, ai quali vengono contestati i reati di sfruttamento del lavoro e il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Infatti abbiamo identificato, oltre ai vari lavoratori impegnati in attività lavorativa, nei confronti dei quali gli indagati stavano svolgendo un'attività di controllo e sorveglianza, sono stati identificati anche altri lavoratori non in regola con le norme sull'assunzione. Per questo è stato applicato un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale delle 5 aziende indagate e comminate sanzioni amministrative per 126.000 € e ammende per 366.000 € in totale.